aria lavoro, un lavoro per l'uomo. Il Papa ci ha provocato con Laudato Si e con l'intervista al Sole 24 Ore parlando di economia diversa. C'è un'economia diversa? Questa è la domanda dell'aria. Ci concentriamo su due aspetti. Uno, la formazione dei giovani. Si possono formare giovani in modo tale che siano persone secondo la loro capacità complessiva, la loro personalità. Con il centro di formazione ELIS di Roma, uno dei più importanti d'Italia, e altre realtà di formazione, si vedrà questo aspetto in rapporto con le più grandi imprese. Secondo punto, l'economia sostenibile, l'economia circolare, quella di cui parla l'ONU, quella che è all'avanguardia oggi, è qualcosa di reale, ha qualcosa a che fare con la vita degli uomini, sia grandi imprese come l'ENI, che il Banco Alimentare, che piccole e medie imprese nel commercio e nell'industria saranno presenti a rispondere a queste domande, con tanti ospiti importantissimi, da Carlin Petrini al presidente dell'Istat Blangiardo, a Giovannini, a Nadia Panoncelli, a moltissimi imprenditori, la Furlan, imprenditori europei, tutto questo in quest'area con tanti giovani.